Seguici su foodmadeinitaly.eu. Ben ritrovati su Food, il nostro canale tutto dedicato al cibo, e soprattutto ben ritrovati dalla vostra Miki. Oggi facciamo una ricetta un po' particolare, una tartare di gamberi con pera e sale rosso delle Hawaii. Ora, non rabbrividite, però l'accostamento gambero e pera veramente è una cosa eccezionale. Andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo delle pere abate, che sono anche comunque di stagione, dei freschissimi gamberoni, belli belli pronti da essere tagliati e tritati, salsa di soia che servirà per dare un po' di sapidità alla tartare, sale rosso delle Hawaii, che è un sale molto molto salato, molto molto colorato, che useremo per guarnire. Ovviamente sempre olio, sale e pepe, olio extravergine d'oliva, mi raccomando. Andiamo a preparare il tutto. Cominciamo a preparare la tartare. Ovviamente prima di tutto bisogna pulire il gambero. Mi raccomando, molta cura nello scegliere il gambero, eh? Deve essere bello fresco. Ecco fatto. Allora, li puliamo tutti e quattro. Ora i nostri gamberi sono belli puliti. Puliamo un po' il piano di lavoro. E ci sbucciamo le nostre pere. In realtà ne basta una, ma anche mezza comunque, perché queste sono molto grosse. Però in realtà a noi serve soltanto per dare proprio quel sentore, quella croccantezza che comunque sta bene con il gambero, che è molto morbido. Ok, allora direi che questa pera è sufficiente. Dunque, ci siamo preparati tutti gli ingredienti, gamberi, pera, adesso ovviamente andiamo a tagliarli. Prima di tutto tagliamo la pera. E la tagliamo prima dadini fini fini, poi la sminuzziamo. E prima di tagliare il gambero la mettiamo intanto a macerare con un po' d'olio, un po' di salsa di soia in una ciotola. La sminuzziamo proprio per benino. Ok, direi che ci siamo. Adesso andiamo a mettere in una ciotola. Così. Adesso andiamo a condirla e mettiamo un goccio d'olio ed un goccino di salsa di soia. Così intanto la nostra pera marina e la mettiamo da parte. Facciamo così. Ok, adesso ci dedichiamo ai gamberi. Li tagliamo prima a dadini, più fini possibili, e poi procediamo . Ecco fatto, direi che così è perfetta. Vedete, deve essere quasi una crema compatta. Questa è la consistenza perfetta per la tartare di gambero. Adesso la andiamo ad aggiungere alle nostre pere. E andiamo a finire di condirla. Dunque, aggiungiamo della salsa di soia ulteriore, che darà appunto la sapidità, però non troppa, mi raccomando. Casomai poi la si può riaggiungere ancora. Ancora un goccio d'olio d'oliva. Mescoliamo. Ecco, poi una volta che tutti gli ingredienti sono ben amalgamati, la lasciate riposare in frigo, direi per una mezz'oretta circa. Dopo mezz'ora in frigorifero, ecco la nostra tartare. Adesso come la impiattiamo? Si può impiattare sia con un ring, che è l'impiattamento classico, oppure
anche magari con una foglia di insalata belga, piuttosto che, insomma, quello è molto soggettivo e molto variabile. Noi facciamo delle quenelle che metteremo in queste graziose ciotoline. Quindi prendiamo un altro cucchiaio e andiamo a formare la nostra quenelle. Voilà, quasi formano un fiore. Ok, adesso andiamo a decorarle e mettiamo su ognuna un po' del famoso sale rosso delle Hawaii, che come vi dicevo è un sale veramente sapido e molto 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 colorato e sta benissimo col gambero. Mettiamo una spolveratina su ognuna. Abbiamo aggiunto su ogni petalo di tartare una fogliolina di prezzemolo, il sale rosso e adesso, per come tocco finale di Miki, taglio il cappuccio della pera e lo mettiamo al centro del nostro fiore di tartare. E il piatto è pronto. E adesso io me lo assaggio. Ragazzi, è buonissima. Noi ci vediamo alla prossima, qui a Food, con la vostra Miki. Seguici su foodmadeinitaly.eu.